trovato questo qui? Qui davanti alla nostra porta. Cosa c'è dentro? Sono qui per... Cosa? Chiedervi scusa. Cosa? È capace di accendere qualunque cosa? Insomma, dai, vuoi dirmi pure che adesso sa fare il caffè? Aspettala! Significa che oggi lui parlerà e dirà tutta la verità. Mommy, parla! Noi potremmo aiutarti. Io eseguo solo gli ordini. Devo spiare, registrare, registrare. Cosa? Vuole farmela pagare. Cosa? Dunque, lei si dichiara innocente. E quindi, chi è il colpevole? Bene, dottor Ginio. Interessante, interessante. Lo terremo in considerazione. Ma secondo un'analisi... lei potrebbe essere il complice. Cosa ne pensa in merito? Bene, dottor Ginio. Ma Eric, va bene cosa, Eric? Cosa bene? Guardi, Omi, se lei vuole davvero collaborare con noi, deve sapere che è l'unico che può fornirci dei dettagli per riconoscere questo dottor Ginio. Quindi, per favore, ci dica. Solo lei può farci un identikit, darci delle informazioni. E la prego, è importante. Bene, 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 benissimo. Vedo che ci sono degli sviluppi ottimi. Cosa? Ah, una maschera. Eric, ma sviluppi di cosa? Cioè, già lo sapevamo che è una maschera. Siamo a buon punto in questa situazione. A buon punto cosa? Siamo al punto di partenza, Eric. Quindi dobbiamo cercare un individuo losco con una maschera. Perfetto. Ma perfetto cosa, Eric? Sono cose che già sapevamo. Non ci dirà niente di nuovo. E non così, Eric, non sei credibile. Togliti quegli occhiali e levati questo quadernino. Non serve a niente, è inutile. Non sono più un ispettore. Non lo sei mai stato, Eric. Eric entra troppo nel personaggio. Ieri il poliziotto, oggi l'ispettore. Non è così che scopriremo qualcosa. Va bene, Omi, lo sappiamo che è una maschera. Lo sappiamo, da mesi ormai sappiamo che è una maschera. C'è pure il nostro nome sulla maschera. Ma non è questo che ci serve sapere. Eric, torna qui. Omi, zitto. Buongiorno, ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominico. E chi siamo? Dillo, chi siamo? Iniziamo. Vuoi continuare, Eric? Basta! Scusa? Oh sì, tragica, tragica. Dicevi? Come dicevo, appunto, la situazione è difficile. Sono successe tantissime cose. Se non avete visto gli ultimi video, andateli a vedere. Abbiamo scoperto che Omi, il robottino misterioso che abbiamo trovato davanti alla nostra porta, che ci ha dato il dottor Ginio, era in contatto con lui, con il dottor Ginio. Gli inviava tutto quello che succedeva qui in questa casa. E abbiamo scoperto anche che non è vero che è diventato buono. Il dottor Ginio non si è pentito. Non è vero, era tutta una falsa. E anzi, forse è più cattivo di prima, perché sta architettando un piano, sta architettando qualcosa. Cosa? Ed è proprio per questo che ci ha inviato Omi. Solo che non abbiamo idea di che cosa voglia fare questa volta. Non siamo ancora riusciti a scoprire nulla. E sembra quanto difficile. Però siamo in pericolo. Siamo in pericolo. Non sappiamo cosa fare. Mi fa cadere la telecamera. Ma non dobbiamo fare così. Dobbiamo darci una calmata. Sì, Dominic, direi proprio una bella calmata. Nel momento in cui lui sarà pronto ad attaccarci, noi saremo qui ad aspettarlo. E lo fermeremo. Qualunque cosa lui vorrà fare. Spero. E voi ci aiuterete, vero? Lo state già facendo, continuate a scriverci tantissime cose. Staremo a vedere. Voi tenetevi pronti. Anzi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi subito a questo canale qui sotto. Attivate anche la campanellina e lasciate già un bellissimo like a questo video. Se volete scoprire insieme a noi che cosa vuole fare e fermarlo. Ah, e se volete prendete anche le nostre maglie, le maglie di Insieme. Le trovate su dinsieme.it/shop. Dominic, dai, devi smetterla di preoccuparti così tanto. Dovresti stare più tranquilla. Magari il dottor Ginio già ci ha rinunciato. In fondo ha visto che Omi si è fatto scoprire. E magari si è già dimenticato di noi. Stiamo tranquilli. È probabile che nemmeno sentiremo più il suo nome. Omi. Beh, o quasi. Ne sei proprio sicuro? Va bene.
Ami, che c'è? Basta! Ok, mi sa che ci serve un piano. Un'idea! Eric, mi è venuta un'idea! Cosa? Bene, hai presente che Ami può mettersi in contatto col dottor Gino, giusto? L'abbiamo visto. Ok, ti seguo, quindi? Quindi, la mia idea è che noi potremmo, attraverso Ami, metterci in contatto con dottor Genio! No, non ti seguo più. Cosa? Vuoi metterti in contatto col dottor Genio? Con quel pazzo! Beh, sì, Eric. Pensaci, è la cosa più sensata da fare. Lui può chiamare il dottor Genio, può creare un collegamento, può parlare con lui. E se lo chiama lui, il dottor Genio penserà di parlare con Ami. E invece si troverà davanti a noi. Scusami, cosa pensi di dirgli quando sarai davanti a lui? Gli dirai semplicemente di smetterla e pensi che ti ascolterà? Non lo so, questo ancora non lo so. Però insomma, è l'unica idea che abbiamo. Non abbiamo altro da fare, almeno proviamoci. Vero Ami? Tu puoi creare un collegamento col dottor Gino e potresti anche farci parlare con lui, vero? Vero Ami? Ami, dove stai andando? Ami, torna qui, Ami! Povero Ami! Dove vuoi scappare? Credevi forse di scappare? Cosa? Beh, mi sa che ha paura del dottor Genio, non penso che lo farà. Stammi a sentire, Ami, tu puoi anche avere paura del dottor Genio. Oh, sì, hai le tue ragioni. Però... Sì, Ami, ma forse non hai messo in conto che... Se non provi a collaborare, se non vuoi aiutarci, dovrai preoccuparti di quanto ci arrabbierai! Oh, bravo, così mi piaci. Ora cominciamo a ragionare. È assurdo. Dominique riesce a convincere chiunque. Bravo, vado a prendersi il computer. Ma a me non piace tanto questa storia. E che cosa gli diciamo al dottor Genio? Guardatelo. Ci siamo, ragazzi, è al computer. Adesso sta chiamando il dottor Genio, cioè, insomma, si sta mettendo in collegamento con lui in qualche modo. Gli parlerà, non sappiamo come, ma lo sta facendo. Dominique, però, una cosa, sì. Ma chi ci parla di due? Ci parli tu o ci parlo io? Ci parli tu, no? Ci parli tu. Insieme, parliamo. Ci parla lui, io diciamo che gli chiediamo. Non lo so, facciamo parlare lui, magari. Si sta connettendo? No, non spunta ancora niente. Beh, ci vorrà del tempo. Pensi che ci rivela il suo piano, una cosa del genere? Non lo so, magari... I cattivi a volte lo fanno per sentirsi grandi. Sì, magari ci dice voglio eliminarvi. Oh mio Dio. No, spero di no. Ce la sta facendo? Mommy, tutto ok la connessione? Non lo distrarre, zitto. Questo wifi che non funziona bene. Ma non digli niente, Eric. Deve avere il suo tempo, ci vuole concentrazione. Probabilmente non sarà una cosa facile. Ma funziona tramite internet? Lo so, penso di sì. Ma perché ci sta mettendo tutto questo tempo? Non vedo apparire nulla nello schermo. Non lo so, Eric, non lo so. Sarà una cosa complicata. Non sappiamo quanto tempo ci vuole. Aspettiamo. Sì, ma l'altra volta non siamo mancati così tanto. E già lui stava parlando. Se ne sta lì a fare avanti e indietro, ma non succede nulla. Fammi controllare, ok? Piano, Eric, non lo controllare. Non lo distrarre. Hai occhi verdi, hai intermittente. Torna qui, vieni qui. Secondo me si sta connettendo ora. Vieni. Andiamo. Dai, ci siamo quasi, sicuramente manca poco. Tra poco sicuramente compare il dottor Genio. Dobbiamo essere pronti, quindi tieniti pronto, Eric. Sì. Appena vediamo la faccia del dottor Genio, parliamo. Ok, parliamo. Lo affrontiamo. Ma... Ci siamo, manca poco. Amore. Lo so, manca poco, tieniti pronto. Che? Ci riesci? Ma Ami, come non ci riesci? Che cosa hai fatto tutto questo tempo? No, non è possibile. Come non ci riesci? Ci sei sempre riuscito, perché oggi non ci riesci? Sicuro che non ci riesci? Stai facendo il furbo. Ami, prova meglio. Continua a provare. Continua a provare, Ami. Riprova, sicuramente ce la farai. Saprai come fare, Ami. Come no? Dai. Ami, ma tu sai fare tutto quanto. Cosa? L'ha bloccato? Cioè, vuoi dire che il dottor Genio ha interrotto qualunque comunicazione? Io lo so perché, Dominique. Lui ha visto che noi abbiamo scoperto Ami. E quindi si è arrabbiato con Ami. Sa che ormai Ami lo può mettere in pericolo, può dirci qualcosa, può metterci in collegamento. Quindi aveva bloccato questo collegamento. Accidenti, non dovevamo farci scoprire da lui. Abbiamo capito! Ops, Ami, mi sa che il dottor Gino è arrabbiato con te. Gli ha bloccato l'accesso, quindi non può fare più nulla. Forse non vuole più niente da Ami. Si è arrabbiato perché si è fatto scoprire. Guarda il lato positivo. Almeno non può inviargli più le cose che scopre da noi. E quindi Ami ce lo teniamo. Eric, questo
presto ne riparliamo. Però almeno sappiamo che non può parlare con lui. Sì, Dominique, ma rimane un problema, perché noi così come ci parliamo col dottor Ginio? Giusto, quasi dimenticavo. Dai, ti prego, Omi, ci sarà qualcos'altro che puoi fare? Qualcos'altro che puoi farci vedere? Ti prego, fatti venire in mente qualcosa. Magari qualche altro modo per scrivergli almeno, se non riusciamo a vederlo, a parlargli. Magari gli scriviamo. Dai, ti prego, non c'è qualche altro modo. Cos'è quello? L'hai messo tu quel file, Omi? Accesso. Apri, aspetta. C'è scritto accesso, Dominique. Andiamo, Omi, vediamo. Cosa? Impossibile creare un collegamento con il dottor Ginio. Omi, da errore. Non c'è l'accesso nemmeno qui. Che altro c'è nel file? Proviamo a vedere i dati di questo file. Proviamo a scoprire qualcosa. Aspetta, c'è la cronologia. Cronologia? Sì. E cosa c'è scritto? C'è la data dell'ultima volta in cui si è collegato. Cioè l'altro giorno? Sì, l'altro giorno. Ovvero quando ti abbiamo scoperto, Omi. È inutile che fai finta di niente. Cos'altro c'è, Dominique? Aspetta. C'è scritta la posizione. La posizione del file? No, Eric! Si apre! No, aspetta, non sto capendo. La posizione di cosa? Il file si trova qui, lo sappiamo dove sta. No, c'è una posizione. E ti giuro che non è casa nostra. Quindi, se questa qui non è casa nostra, può essere soltanto il luogo da cui si è collegato un dottor Ginio. Vero, Omi? Capisci che intendo? Probabilmente è la posizione del luogo esatto in cui lui si trovava mentre era al PC, mentre parlava con lui. Casa sua? Sì, o comunque sia un altro posto in cui lui è stato. Magari un nascondiglio, magari il suo laboratorio, o chissà che cosa. Comunque un posto dove c'è lui, un posto dove potremmo trovarlo. Ti prego, guardiamo meglio. Dominique, qualora noi dovessimo trovare questo posto, che cosa facciamo? E me lo chiedi, Eric? Beh, ci andiamo, di corsa anche. Oh no, perché ha queste idee così folli? Dominique, ma è una follia, lo capisci, no? È una follia andare a casa sua. Lo sai che cosa potrebbe farci? Potrebbe arrabbiarsi davvero tanto. Tu non puoi andare a casa della gente. Bene, ci certo, sono. Certo, lui è venuto non a casa nostra. Non sembra lontanissimo. Come? Che vuol dire? Il dottor Gino abita vicino a noi. Beh, non lo so se è la sua casa. Comunque si è collegato da un posto non tanto lontano. Quindi è stato qui vicino. Da quando sei un hacker? Eric, è semplicemente la posizione del GPS. Dominique, tu hai talenti segreti, Dominique. E mi fanno paura. Dominique, che stai facendo? Non sembrerebbe difficile arrivarci. Dovrebbe volerci molto. Dobbiamo fare un po' di strada, però si può fare. Sì, si può fare. Eric, potremmo andarci subito. Che cosa? Dominique, aspetta, ragiona un attimo. Ma tu hai visto fuori? È buio. Terribilmente buio. Beh, forse dovremmo organizzarci un po' prima, aspettare che sorga il sole, capisci, no? Dici quindi di andarci domani mattina? Sì! No, veramente io non intendevo questo. Io proprio non vorrei andarci, non sono molto sicuro che sia una cosa giusta. Insomma, ma perché? Aiuto! Eric, calmo. È normale che tu abbia paura, però dobbiamo farlo. Magari sentiamo i dinsiemini, vediamo che consigliano. Ma so già cosa diranno. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Non siete super convinti che è una cosa eccezionale? Se abbiamo scoperto il posto dove probabilmente si trova il dottor Gino, dobbiamo subito andarci, è l'occasione di una vita. Finalmente non sarà lui a venire a casa nostra, saremo noi a sorprenderlo in casa sua. Tra l'altro, lui non lo sa che l'abbiamo scoperto, non lo sa perché pensa di aver bloccato Omi. Devi star calma. Ragazzi, siate ragionevoli. Noi stiamo qui, fa niente se il dottor Gino non ci vuole tanto bene, no? E stiamo con le mani in mano a farci prendere in giro da lui. E beh, al massimo possiamo stare col joystick in mano e giocare. Ci andremo, ragazzi. È questo che faremo domani noi, vero? Ovviamente, se voi volete. Sì, no. Vedrai, Eric. Andrà tutto bene. Fatecelo sapere nei commenti. Questa è la volta giusta in cui sconfiggeremo il dottor Gino. Finalmente! E la smetterà! Sì! No! Quindi ragazzi, io vi direi di lasciare un bellissimo like a questo video se volete vedere domani insieme a noi il posto che troveremo e il dottor Ginio che troveremo lì dentro. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla, perché mi sa che stanno per accadere cose incredibili. Io ho paura. E seguiteci anche su Instagram, insieme.official. E oggi salutiamo Angelica Salvatore, Miriam Zito, Nicola Zicca, Cristian Sabatini e Giulia Vezzani. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, belli. Ci vediamo troppo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. D'insieme.